Siccome con le tue canzoni sai emozionarci, e non poco, vorrei cominciare dalle emozioni, da quelle provate durante quei concerti e soprattutto con appunto in mezzo in quello scenario, con quelle cose meravigliose dietro le spalle, di fronte alla tua città. Allora, quando un artista, un protagonista sul suo proprio palcoscenico è in grado di provare un'emozione, vuol dire che già la cosa sta funzionando, vuol dire che siamo nel solco giusto. Allora, il Caracalla come sito, come luogo, di una magnificenza che ancora si avverte, insomma, malgrado siano delle rovine, quindi non ci siano più i manufatti, l'edificio originale, ha anche un'altra particolarità che da molti anni ospita un teatro. Un teatro è una stagione che di solito è una stagione o lirica o di balletti o di concerti. Non era mai accaduto che fosse un cantante, un artista di diversa estrazione a iniziare la stagione e a farlo per 12 sere consecutive. Quindi era un onere e un onore, ma più che altro era il fatto anche di tornare in un luogo che era stato chiuso poi per 3 anni per il fermo della pandemia. Allora, l'emozione qual è stata? È stato quasi un trasporto fisico, perché avere alle spalle, a fianco, tanti musicisti con strumenti acustici, quindi un'intera orchestra sinfonica, le voci di 30 cantanti e lirici e poi le voci moderne, 21 musicisti ritmici, significava avere una intensità di suono formidabile che non può essere sostituita da nessun volume artificiale. E questa è l'emozione, è la cosa che dava quasi a me, ha dato l'idea di essere sospinto verso il pubblico che stava nella riva di fronte, no? È una specie di nuotata, di immersione. E per questo forse che poi, riguardando le immagini che erano solamente di archivio inizialmente, abbiamo deciso di ricomporle e abbiamo preso la dodicesima di queste notti e su quella è venuto fuori il documento filmico. Ascoltando di perché comunque guardare questo film è veramente come stare a un concerto, per cui noi cantavamo, insomma, mentre c'era il film. La canzone Avrai, no? Ascoltandola ho pensato, non c'è un verso che non va bene per adesso, come poteva essere per un anno, 2 anni fa. Il cremino c'è ancora, quindi il legnetto di cremino possiamo ancora succhiarlo. Ecco, quella canzone è stata scritta per una particolare occasione, un momento molto felice, quindi è comunque una canzone piena di speranza. Adesso com'è lo sguardo di Claudio Baglioni verso l'oggi, verso la vita? Anche se la vita è adesso, insomma, già può rispondere a questa domanda. Sì, in effetti la vita adesso sintetizza un po' tutto, la vita ci si propone in maniere differenti, ma in fondo i significati fondamentali sono sempre quelli. Avrai una canzone scritta 41 anni fa e ha molte, appunto, molti passaggi che possono essere assolutamente di oggi o forse saranno, speriamo, anche di domani. Le canzoni hanno questo, insomma, di prezioso. Magari rispetto ad altre forme artistiche e musicali sono più tascabili, sono forse anche più povere, no? Ma è la brevità anche di una canzone che richiede forse una sintesi che a volte è, come dicevo, importante e di pregio, è pregevole, perché immediatamente ci scatta dietro a un suono o a un arrangiamento, a una frase. Ci scatta un viaggio, no? Sono un po' come i profumi, ci riportano, sono navicelle spazio-temporali. Io sono contento di aver fatto questo mestiere per i miei studi e per la mia oramai anche insomma, capacità di scrivere. Avrei potuto a un certo punto abbandonare la forma canzone e dedicarmi a qualcosa di più complesso, di più vasto. Ma è questi 4-5 minuti, 3 minuti e mezzo in cui si decide tutto che mi affascinano. Sono come l'atleta che fa i 100 metri e non la maratona. E quindi lì bisogna avere un'intuizione autentica e sincera per resistere al tempo. Ecco, come
come dicevi tu, ma anche ne parlavamo qui fuori con i colleghi, e dicevamo che ognuno di noi, quando pensa a una sua canzone, c'è un momento della vita che gli ricorda quella canzone, no? Proprio il momento, riusciamo anche a figurarcelo, a immaginarcelo, però questo non succede con tutte le canzoni, non succede con tutti i cantanti, anche cantanti italiani, insomma. E quindi ti chiedo, secondo te come mai? Dipende dalle cose di cui parli, dal fatto che riesci a trasmettere delle emozioni o perché racconti delle storie? Non lo so, perché non succede con tutti i cantanti. Non lo so. Allora, escludendo i filtri magici o le macumbe, qualcosa di soprannaturale, ma io penso che, va bene, dal punto di vista musicale, la musica non è giudicabile perché non abbiamo mai capito come a latitudini diverse, anche in tempi diversi, le persone si possono emozionare in un passaggio di una sinfonia o in un altro, eppure c'è qualcosa che scatta, quindi forse è metafisica, ma è interessante per questo. Le parole delle canzoni riescono invece ad essere analizzate di più e a darci un ambiente, un posto, no? Dal quale poi, al quale possiamo tornare o nel quale siamo ancora. Io credo che sia l'opera complessiva, ci si accorge, ecco, per esempio guardando un concerto tutto sommato lungo dove ci sono molti anni di carriera, che quando le metti insieme in fondo hanno e sono canzoni molto diverse, no? E anche per quando sono state scritte e quando sono uscite, quando sono state conosciute, eppure quando le ascolti tutti insieme sembrano come appartenere a un'unica opera, no? A un unico momento. Allora forse è questo che può creare per alcuni personaggi, per alcuni compositori e non per altri, questa dimensione per la quale ogni cosa diventa un appuntamento con il calendario e con la fantasia.